Esiste in un lembo di Lombardia un angolo appartato e nascosto, che nessuno quasi conosce, dove vivono ancora i segreti di una felicità raccontata, difesa, sfiorata, raggiunto un momento e infine dispersa, come in un sogno troppo breve. Troppo breve, troppo passeggero forse, per essere questo l'inizio di questa storia. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. Così comincia la storia più grande raccontata da Alessandro Manzoni, e così potremmo cominciarla noi, non fosse che la storia del nostro scrittore Manzoni, appunto, ha molti inizi e tanti luoghi possibili da cui partire. Una storia di luoghi e una storia di acque, di laghi e di fiumi, che entrano decisamente nel paesaggio sentimentale di Alessandro Manzoni. Sono le acque azzurrine del lago di Como, specchio di montagne impervie e lussureggianti. Sono quelle più opache, ma in quanto a paradisiaca bellezza, del lago Maggiore. E soprattutto le acque dell'Adda, il fiume dei fiumi, per Manzoni, quello a cui a più riprese si è legata la sua storia e quella dei suoi personaggi, a partire da Renzo. E stando così fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio d'acqua corrente. Sta in orecchi. Ne certo. Esclama: «È l'Adda!» Fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un salvatore. Sono le storie di quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello. Scenari che, come sempre accade, non sono più gli stessi una volta cantati dai grandi poeti. Luoghi, dunque, come questo, per esempio. Via Visconti di Modrone, un giorno d'inizio d'estate, un giorno di traffico e caldo, l'Inter che ha appena vinto il campionato di calcio. In questa casa, che sembra non entrare per nulla in questa storia, tutto invece è cominciato. In un caseggiato d'affitto nasce un giorno del 1785 Alessandro Manzoni, fu Pietro, ma fu veramente Pietro. Un'eredità genetica dell'intelligenza, possiamo dire che Manzoni aveva raccolto il meglio dell'intelligenza del suo tempo e del suo paese per nascere e crescere.
Questa dotazione così importante però comportava naturalmente anche dei grossi svantaggi, cioè c'era un lato vergognoso, indicibile di questa sua origine. In ogni caso, la nostra storia ha bisogno di un altro inizio e deve tornare su quelle rive del lago di Como dove si affaccia, in quel di Lecco, la villa detta del Caleotto, dove vissero gli antenati della famiglia Manzoni da molti secoli. Una storia oscura, ai limiti dell'incredibile, una saga familiare, forse all'origine dei Promessi Sposi e di quello sguardo disincantato sulle cose del mondo. Il primo Manzoni che abita in questa casa appunto è il quadrisavolo di Alessandro, Giacomo Maria, un ricchissimo mercante imprenditore nella protoindustria del 600, un imprenditore industriale, un grande industriale, nel settore del ferro. E per incrementare questa sua posizione lui si serviva di bravi e è implicato e accusato più volte di essere un mandante di omicidi nei confronti dei suoi concorrenti, attraverso i suoi bravi. Nel 1630 addirittura la storia più nera che lo riguarda. Il 1630 è proprio il periodo della peste, che è chiamato ormai la peste manzoniana. Due monatti del posto vengono accusati di essere degli untori. Vengono sottoposti a tortura e dichiarano di essere degli untori per davvero. Insieme a loro sono arrestati due ragazzini, che erano i loro figli, e anche questi ragazzini dichiarano che il pestifero untume ai loro parenti l'aveva dato Giacomo Maria Manzoni, che Giacomo Maria Manzoni lo fabbricava, che Giacomo Maria Manzoni era in rapporto col demonio, che loro l'avevano visto con i loro occhi, questi ragazzini. I due untori sono condannati a morte e vengono uccisi in modo atroce, come descriverà poi Manzoni nella colonna infame la morte di Piazza del Mora. Giacomo Maria viene arrestato, però lui è ricco, nobile e importante e quindi è difficile condannarlo. Quei giudici condannarono degli innocenti che essi, con la più ferma persuasione dell'efficacia delle unzioni e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti. All'epoca se ne parlava ancora di queste vicende. Allora i casi sono due. O Manzoni non sapeva assolutamente delle vicende del suo quadrisavolo e per caso parla delle stesse cose ambientandole nello stesso periodo, oppure le conosceva, la prima ispirazione ai Promessi Sposi fu questa. Ecco, la prima ipotesi mi sembra più romanzesca della seconda, addirittura borghesiana, cioè racconto di Borges. Pensare che uno scrittore per caso riscrive delle vicende che riguardavano, guarda caso, il suo quadrisavolo che viveva nella casa in cui lo scrittore aveva trascorso l'infanzia. In fondo Manzoni ha una formazione illuministica e rimane profondamente cristiano, un cristiano un po' anarchico che rifiuta il potere e vede nel potere l'origine di ogni male. E infatti i suoi personaggi potenti, tolto il cardinale Federigo, sono personaggi terribili, dal conte zio a Don Rodrigo, l'indominato, sono tutti personaggi in cui il potere è violenza, il potere è sempre violenza, anche la zecca Garbugli è la violenza delle leggi, è la violenza del latinorum. La sua descrizione della società è una descrizione straordinaria, perché non è la descrizione della società del 600. La critica risorgimentalista, forzando molto Manzoni, ha detto Manzoni rappresenta nei Promessi Sposi, in fondo, negli spagnoli la dominazione austriaca. Non è vero. Manzoni rappresenta la situazione umana. Lacerazioni enigmatiche, sconosciute e dolenti si nascondono nella vita di ognuno. Si porta in cuore un segreto indecifrabile che ci nasconde agli altri e a noi stessi. Anche in Manzoni c'è un segreto sofferto, una voce che sale dall'intimo e ce lo rende vicino. Tutto lo rivela nella biografia di Manzoni, lo scrittore
sembra incredibile a dirlo, più tormentato del XIX secolo. Nella biblioteca Braidenzi a Milano sono raccolti i suoi manoscritti più importanti, a partire dai Promessi Sposi, e soprattutto le lettere. Su questi documenti si sono basate le indagini sulle origini di Manzoni, per cercare di sviscerare il groviglio esistenziale del grande scrittore. Alessandro Manzoni era figlio di Giulio Beccaria, questo è sicuro. Il suo padre legale, cioè il marito della madre, era Pietro Manzoni. Il padre naturale di Alessandro Manzoni era invece Giovanni Verri, il quale aveva una relazione amorosa con Giulia Beccaria da molto tempo prima che nascesse Alessandro. Così comincia la straordinaria storia familiare nel quale è incastrato lo scrittore Alessandro Manzoni. Perché è una storia straordinaria? Perché Giulia, sua madre, a sua volta era figlia di un uomo famoso, intelligente, uno dei due più grandi scrittori dell'illuminismo lombardo, Cesare Beccaria, il geniale autore dell'opuscolo dei Delitti e delle Pene. Dunque Alessandro Manzoni era nipote di Cesare Beccaria e Cesare Beccaria era suo nonno. Ma Manzoni aveva un altro nonno illustre, che era il vecchio senatore Gabriele Verri, padre di Pietro Verri e di numerosi altri figli, tra cui il Giovanni, che era il padre vero di Alessandro Manzoni. Giuseppe Gorani era un amico di Giovanni Verri. Gli scrisse una lettera nella quale c'era la frase: Giulia fa sposare il di lei figlio e vostro. Questa frase, il di lei figlio e vostro, fu poi pubblicata Monca, il di lei figlio puntini, in modo che fosse chiaro che Alessandro era figlio di Giulia, ma il vostro, cioè di Giovanni Verri, fu cancellato. Merate, collegio Alessandro Manzoni. Qui Alessandro, di fatto abbandonato dalla madre, trascorre anni infelici. Lui poi raccontava, anche in età avanzata, raccontava del collegio non tanto volentieri e sottolineando i tormenti e le torture di quel collegio. Ci sono suoi coetanei che hanno studiato allo stesso collegio che non hanno riportato gli stessi traumi. Manzoni era fragile, Manzoni queste offese, questi tormenti li riceveva, li sentiva e se li ha portati dietro per tutta la vita. È esistito anche un Manzoni sereno, un bambino come tanti, e la sua infanzia l'ha trascorsa qui, tra le mura di questa casa, all'ombra di questi alberi, all'ombra di quelle montagne così suggestive, affacciate sul lago più bello del mondo, secondo i locali, e che effettivamente è meraviglioso. Ecco, da questa finestra Manzoni, tutte le mattine alzandosi, su camera proprio qui di fronte, vedeva le cime del Resegone. Vedeva le cime del Resegone e se ci pensate il Resegone ritorna costantemente nel suo romanzo. Anche quando Renzo giunge a Milano, vede la mole del Duomo, rimane esterrefatto, però poi si volta e guarda il Resegone. E c'è sempre questa contrapposizione città-campagna, città-montagna, che il Resegone esemplifica in maniera molto precisa. Ed è dopo i Promessi Sposi che il Resegone, montagna del tutto sconosciuta, diventa la montagna simbolo della Lombardia. Sappiamo con certezza che nei suoi anni in collegio parlava con un'infinita tristezza, mentre aveva un ricordo bellissimo dei periodi che trascorreva a Lecco e raccontava anche alcuni piccolissimi episodi, proprio per esempio un furto di pere che aveva fatto presso
il convento di Pescarenico, il fatto che andava in riva all'Adda a cacciare gli uccellini con i roccoli, come si usava all'epoca. E quindi nei Promessi Sposi lui trasfonde questa conoscenza profonda dei luoghi. Se ci pensate, l'addio Monti di Lucia in fondo è l'addio di Manzoni ai paesi della sua infanzia. Addio monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi familiari. Quanto è triste il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana. Ma per Manzoni l'infanzia non è soltanto nel sentimento lirico della natura, che tornerà nel grande romanzo, che è poi un romanzo di pura poesia. E anche, come per tutti, il rapporto con il padre. E Pietro, il padre ufficiale di Alessandro, è vissuto qui. Una vita, la sua, povera di soddisfazioni. Cesare Beccaria si era ritrovato in casa questa figlia che era stata in collegio fino a poco tempo fa. Non sapeva bene cosa farsene. Cesare Beccaria aveva problemi economici, Pietro Manzoni era piuttosto ricco, il matrimonio viene combinato. Viene combinato questo matrimonio tra due sposi che non si erano quasi conosciuti prima, differenti sotto tutti gli aspetti. Giulia era bella, giovane, appassionata, Don Pietro cinquantenne, nella fine del Settecento era quasi vecchio, non era un cinquantenne di oggi. Pietro Manzoni, il marito della madre, era più vecchio di Cesare Beccaria. Dunque c'era una grossa differenza di età tra questi due coniugi. Erano due coniugi assolutamente dispari, diversi. Naturalmente non si conoscevano appena quando fu organizzato questo matrimonio combinato. Tra l'altro il matrimonio fu combinato da Pietro Verri. Pietro Manzoni non era un uomo notevole, cioè spicca in questo quadro di famiglia per la sua, io direi, normalità. Non vorrei dire neanche che era un uomo da poco, ma certamente non aveva quelle caratteristiche di genio, intelligenza, impegno, energia che invece c'erano nella famiglia Verri e, per quanto riguarda il genio, certamente anche in Cesare Beccaria. I rapporti col padre